Salve a tutti, innanzitutto ringrazio Alessio, l'ho chiamato 2 giorni fa, proprio al volo di notte al telefono, perché io sono uno dei docenti qui del Master Ingegnere del Suono di Tor Vergata e ci interessava dare anche un contributo, quindi abbiamo chiamato Alessio al volo e ci ha dato questo piccolo spazio. Ci sembrava interessante perché questo dell'audio è un mondo che è sempre stato un po' dominato da software non open source. Solamente in questi ultimi anni comincia a esserci qualcosa di interessante, in particolare grazie anche a Emiliano, che è il nostro stagista, abbiamo cominciato a fare dei progetti di ricerca basandoci su Linux e con dei software appunto un po' differenti da quelli che si utilizzano normalmente. E qui vorremmo fare una piccola overview per capire un po' a che punto siamo in quest'ambito. Anzitutto le tipologie di software professionali dell'audio, diciamo, possiamo dividerle in 4 tipi, ovvero Digital Editor, MIDI Sequencer, plugin Virtual Instrument e Dataflow Language per l'audio. Ognuno di questi presenta una funzione ben specifica. In genere i Digital Audio Editor servono per la prima fase, magari sulla quanto l'elaborazione dei campioni, piuttosto anche nella post-produzione. I MIDI Audio Sequencer vengono utilizzati principalmente per quanto riguarda tutti quanti i mixaggi, montaggi e quindi la fase di produzione, quella principale. Plugin e Virtual Instrument anche qua servono nella fase sia di pre-produzione che post-produzione audio e in particolare per tutto quanto riguarda l'effettistica, la sintesi musicale, strumenti virtuali che possono andare da un violino piuttosto che una batteria elettronica. Dataflow Language per l'audio invece qui entriamo in una parte che riguarda la ricerca e la sperimentazione musicale, magari vedremo un attimo più avanti. Sono dei linguaggi di programmazione grafici che servono proprio per la sintesi e la ricerca, ma proprio di basso livello, partiamo proprio da tutto quanto lo studio del signal processing per la creazione appunto di nuovi suoni e nuove interazioni. Allora, anzitutto, come detto prima, le funzioni tipiche le fasi di editing sono appunto quelle di filtraggio, equalizzatori piuttosto che riduzione del rumore. E in particolare poi si lavora nel dominio sia del tempo della frequenza e ci sono anche diverse schermate che in genere questi software offrono, quali sonogrammi, spettrogrammi, fan spaziali, c'è un po' di tutto. In quest'ambito si è sempre lavorato a livello professionale con, adesso è un po' piccolo, abbiamo 3 software principali che sono Audition della Adobe, Soundforge della Sony e Webla della Steinberg, tutti quanti che sono per piattaforme Windows o SX. Come abbiamo detto, questo è un ambito che è sempre stato, sempre in un studio di registrazione dovete quasi sempre un Mac, se non ogni tanto Windows, ma è anche difficile. Però incominciamo a vedere che inizia a esserci qualcosa anche qua. In particolare i software ci sono diversi. Noi abbiamo cercato di fare un overview per quanto riguarda i software quelli un po' più professionali che possono competere con quelli precedentemente elencati. In particolare ad Audacity, che vedete comunque sia, adesso non possiamo credere tutte, però di funzioni e di caratteristiche ne ha diverse e soprattutto di buona qualità si può cominciare a competere con quelli appunto più professionali. In particolare abbiamo cercato di fare un piccolo confronto rapido con Audition, che è un po' lo stato dell'arte per quanto riguarda l'editing audio. In quasi tutti i studi di registrazione, anche per una visto è uscito anche su Mac, Audition viene utilizzato moltissimo e vediamo un po' che Audacity bene o male riesce un po' a competere, innanzitutto perché i formati audio cominciano a essere, non ne ha tanti quanti Audition, però supporta i più diffusi, quali Wave, Live, B2B3, la qualità audio è ottima, infatti abbiamo gestisce 16 bit, 24, 32 bit fino a 96 kHz. Questa è un po' una limitazione perché su Audition, come leggete, si riesce a lavorare fino a 192 kHz, che è abbastanza alto. Però ha caratteristiche comuni come la noise reduction, ha delle limitazioni per quanto riguarda i canali di registrazione, possono essere fino a 16 simultaneamente, però 16 comincia ad essere già un parametro abbastanza professionale, senza già una batteria, cominciare ad avere diverse, ha bisogno di diversi canali d'entrata, però con 16 riusciamo abbastanza a coprire questo quanto.
ha una limitazione per quanto forse un po' di bottiglia per quanto riguarda i display, nel senso che nell'editing è molto importante avere diverse informazioni appunto sui sonogrammi, spettrogrammi, Audition, soprattutto con l'ultima versione ne ha diversi, per esempio si può lavorare anche guardando il diagramma delle fasi e del pan in maniera molto potente, mentre invece Audacity deve un po' recuperare da questo punto di vista. I MIDI sequencer invece sono, come ho detto, quei software che si occupano della fase proprio di mixaggio e montaggio nella produzione audio, che hanno tantissimo anche per quanto riguarda il video, per esempio in tutte nelle fasi di registrazione di un CD piuttosto che nelle pubblicità, piuttosto che nei doppiaggi, ci sarà sempre un software di audio e MIDI sequencer. I più utilizzati, che sono proprio lo stato dell'arte attuale, sono tutti quanti su piattaforma non Linux. In particolare il Pro Tools è un po' lo standard, per esempio in Rai tutta la parte doppiaggio Rai si basa su Pro Tools, e in diversi contesti il Pro Tools è proprio lo standard. Ci sono anche Cubase e Logic, che sono appunto Logic solamente per OS X e Cubase invece per Windows OS X. E diciamo queste prodotti perché è diventato stato dell'arte? Più che altro perché offriva, a differenza di altri, un pacchetto un po' anche con un hardware dedicato, e quindi questo l'ha sempre messo un po' avanti agli altri. Quando uno comprava un pacchetto chiuso con hardware e tutto quanto, se aveva problemi alzava il telefono, si chiamava l'Avid, e a questo punto delegava comunque responsabilità per quanto riguarda il malfunzionamento. Però anche qua su Linux comincia ad esserci qualcosa che è molto interessante. Ovviamente qui parliamo di audio professionale, ma questo vuol dire anche home recording, che qualunque cosa possa essere fatta su una scheda audio accessibile a costi appunto per ubicata Linux. Abbiamo voluto portare, senza adesso vedere tutte queste caratteristiche, che le abbiamo voluto in mente solamente per far vedere che comunque sì, cominciano ad essere avere diverse caratteristiche interessanti e abbastanza professionali. Questo è solo l'inizio, qualche altro. Esatto. Qui l'abbiamo voluto portare perché ne riportiamo due. Il Tractor, appunto, come ha detto Emiliano, è ancora in fase alfa. Però la cosa importante è che gestisce il MIDI, cosa che per esempio in Arbor 2.8, che è la versione diciamo più diffusa e più professionale per quanto riguarda Linux, ha problemi sul MIDI. Questo purtroppo è una grossa limitazione, però tenetevi con te, la nuova versione di Arbor dalla 3 dovrebbe avere il MIDI stabile, che è un beta da un mese, quindi è molto immaturo, mentre invece su Tractor, che sembra essere più completa, prima o poi riusciranno a stabilizzare e a farlo uscire, comincia a essere interessante, e più che altro comincia a competere pienamente con tutto quanto quello che riguarda attualmente il Pro Tools, il Cubase. Tenete conto che il Pro Tools, che io ci insisto tanto perché bene o male è sempre stato considerato un po' lo stato dell'arte, perché aveva questo hardware dedicato, dalla versione 9 non ce l'ha più, quindi diciamo il suo punto di forza in realtà adesso non lo è più, è anche un software come hardware, se comincia a essere sviluppato cercando di ampliare le proprie caratteristiche, le proprie potenzialità, può tranquillamente competere con questi tipi di software. E questo è solamente così per far vedere un po' che l'hardware è tutto sviluppato in C++, diciamo, è un progetto abbastanza interessante, abbastanza anche complesso. Poi per chi si vuole prendere un po' di interesse a queste cose, può andare a vedere anche Kappa Project, che è tutta quanta la parte grafica relativa ad hardware. E che abbiamo fatto un piccolo review con il Pro Tools versione 8, che è l'ultimo hardware dedicato, hardware e più tracker. Principalmente vediamo che ci sono addirittura caratteristiche di hardware che riescono a superare il Pro Tools. Per esempio l'utilizzo a 32 bit, mentre il Pro Tools era limitato a 24 bit. Sicuramente questo è un punto di forza. Purtroppo, come detto prima, cosa molto importante, perde sul MIDI. Tenete conto che la maggior parte delle produzioni che si fanno in radio, piuttosto che per le pubblicità, piuttosto che magari gli studi di doppiaggio, il MIDI si usa tantissimo,
perché oramai solamente nelle produzioni proprio di un disco, di un album musicale, si registra tutto quanto da strumento reale. Per fare spesso anche pubblicità piccole jingle, si usano tutti i virtual instruments di batteria che oramai hanno canzoni a 24 metri di vista, che o un apparato di registrazione completo, o a questo punto è molto meglio utilizzare il MIDI, che è detto abbastanza accurato da simulare totalmente uno strumento reale, non si interessa neanche la differenza, è usato bene. Quindi purtroppo per hardware è un punto che adesso è ancora un po' lo mette indietro. Per il resto comunque sia, anche se qua abbiamo messo talmente poche caratteristiche, riesce a competere totalmente, speriamo che dalla versione 3 si sia addirittura male a superarsi. Per il momento comunque le carenze di hardware in ambito MIDI si può rimediare utilizzando RoseGarden, che è un altro programma per Linux, che si può sincronizzare con Arduino tramite un terzo programma che si chiama Jack. Quindi questi tre programmi insieme sopperiscono a tutte le carenze. Fate conto che un software Pro Tools in cui costa più di $600, più se uno vuole mettere per esempio l'HD, che è quello con l'hardware dedicato, che naturalmente adesso ancora esiste il prodotto appunto HD, che è quello completo con l'hardware. Una volta il software prodotto girava solamente con quell'hardware là, adesso si possono utilizzare qualunque tipo di piattaforma di controllo, mi pare che sta su 5.000-6.000 euro, sono anche di più, quindi diciamo, è un software abbastanza costoso, e peraltro che offre a livello di plugin di software all'interno per questi strumenti ben poco. Andiamo qui invece i plugin in audio principalmente sono utilizzati per gli effetti come riverberi, piuttosto che effetti di eco, sistemate di generazione di segnali, e i famosi virtual instrument che sono utilizzati per stimolare da strumenti elettronici piuttosto che strumenti reali come batterie, pianoforti e quant'altro. Anche qua gli standard sono sempre stati principalmente i USB, creati da Sandberg, che giravano su PC, per esempio su PC, audio units fatti da Apple, e tasti dedicati invece solamente per Pro Tools. Anche qui ci sono dei costi elevatissimi, per esempio fate tenere conto che il pacchetto di riverberi, quindi solo riverberi della Wave, che sono dei USB, siamo intorno ai $5.000-6.000, quindi solamente per dei riverberi. Sicuramente sono abbastanza professionali, anzi sono un po' allo stato dell'arte. Però per chi magari vuol fare qualcosa anche in, per l'home recording, che sono cose abbastanza costose. E, anche qui su Linux comincia a esserci qualcosa che sta muovendo e cominciano ad esserci cose abbastanza interessanti. Trovate qua Emiliano trovato questa slide per far vedere come i USB possono essere messi sul mondo. Allora, in sintesi estrema si tratta di installare questo pacchetto qua, nei modi che sono stati spiegati prima, nei corsi precedenti, e leggere l'ELF, quindi MAN oppure trattino ELF, e quindi un programma da riga di comando che legge i VST in formato DLL, anche quelli con l'interfaccia grafica. Certo, magari alcuni VST molto molto complicati, immagino che non girino qua sopra. Però comunque molti USB per Windows girano. Tenete conto che generalmente il USB è un po' lo standard, cioè sono veramente moltissimi, e se si riesce a far partire correttamente un USB sul punto si comincia ad ampliare veramente notevolmente le potenzialità per tutto quanto riguarda sia le fasi di preproduzione che di produzione. Prima di questo, di quello che abbiamo appena visto, c'era il supporto USB dentro alcuni programmi, per esempio era incorporato dentro Arduino oppure dentro un altro programma che è Linux Multimedia Studio, ma questa soluzione è sicuramente preferibile. C'erano anche soluzioni proprio estreme, come per esempio Wine Audio, comunque soluzioni basate su Wine, che però ovviamente non erano altrettanto semplici e altrettanto stabili e robuste. Invece per quanto riguarda l'ADPA LV2 è diciamo, il concorrente open di VST e gli altri standard. LV2 è un'evoluzione di l'ADPA, diciamo, i due più famosi che vi consiglio anche di installare se fate audio sono CAPS e
e Zin. Poi c'è questo Zin Add Super FX che ha a che fare con Zin, che contiene molti quasi virtual instruments. Ecco, questa parte invece è di non della proprio language, che diciamo a me sta a cuore particolarmente anche perché è la parte di cui mi occupo qui all'università nel master di Borgata. Allora, principalmente qui ho voluto un attimo mettere questa slide per capire un attimo perché è importante e cosa ci si deve fare. Principalmente sono dei linguaggi di funzioni grafiche che sono orientati molto a tutto quanto quell'ambito dell'interazione nucleare in tempo reale. Questo perché? Perché è una parte che riguarda la ricerca sia musicale sia audio e permette di trovare modelli diciamo, musicali più espressivi piuttosto che ampliare il mondo dell'audio anche a facce come touchscreen, video oppure un sistema, diversi sistemi sensoriali. E, perché sono dei linguaggi molto potenti che permettono il totale sia finger processing da zero, cioè partiamo anche direttamente dai sintetizzatori pure per costruire tutti i sintetizzatori basati su sintesi additive, sottrattive, sintesi granulare, però abbiamo un totale controllo della, della materia sonora e in una maniera peraltro molto semplice, perché è un linguaggio molto intuitivo che appunto permette di riuscire a bypassare tanto codice che andrebbe mai scritto utilizzando linguaggi standard in C++, creando sistemi molto complessi. Qui mettiamo subito, anche per motivi di tempo, purtroppo non siamo riusciti a preparare bene tutto quanto avendo poco tempo, la versione appunto su Linux, open source, PureData. PureData praticamente è il figlio di un software commerciale che si chiama MaxMSP, che è un po' lo standard, sviluppato peraltro a Parigi, che è stato per tanti anni lo standard in quest'ambito, solamente che l'ideatore di MaxMSP, anzi i due ideatori a un certo punto si sono trovati in disaccordo sulla commercializzazione del software, per cui MaxMSP è passato da Typing, che è stato commerciale, PureData invece è stato creato da l'altro ideatore di MaxMSP, che ne ha creato praticamente un altro software gratis, open source, e alla fine sinceramente è molto simile. Le piattaforme per PureData appunto gira sia su Windows che OS X, però appunto come detto anche su Linux. La parte in cui perdeva principalmente era la parte di grafica, perché MaxMSP aveva tutto un pacchetto che chiamato Jitter, che permetteva di interfacciare tutto quanto il controllo dell'audio anche a tutta una parte di briglie grafiche, mentre PureData da poco, grazie a questi esterni, il Gradient Environment Multimedia, permette di poter gestire anche questa parte qua. E questo permette appunto di creare sia composizioni musicali, sia composizioni video e permette di fare cose abbastanza interessanti. Purtroppo non abbiamo nessun video da mostrare, che sarebbe stato interessante far vedere anche cosa si poteva fare con PureData, che è veramente molto molto potente. Se abbiamo qualche minuto, non so, ce l'abbiamo. Giusto così per far vedere un attimo cosa si può fare. Volevo un attimo mostrarvi un progetto che è stato fatto con l'Università di Emiliano, che abbiamo portato peraltro al Festival Internazionale dell'Arte Contemporanea di Terni, che è stato sviluppato tutte quante con tecnologie open source. Adesso vado avanti qua. Quindi mi era stato vietato di introdurvi il Kinect. La cosa interessante è che per questo progetto noi abbiamo utilizzato il Kinect, però interfacciato con librerie proprie, funzionalmente open source, quindi il pacchetto di sviluppo STK della NATO è stato proprio bypassato. Ci sono delle cose che, su alcune cose, anzi per dirvi, la libreria processing, che è il Simple OpenI. Simple OpenI è anche più potente, perde solamente, non so se chi di voi magari vorrà anche dilettarsi su questa cosa, sullo skeleton tracking, ma semplicemente non perché sia meno potente, ma perché abbiamo bisogno di una calibrazione iniziale.
l'unico punto di forza del pacchetto SDK a Microsoft è che lo schedule tracking è automatico, però ecco, per esempio sul progetto che adesso vi introdurrò velocemente, le librerie su Protein erano ancora migliori, perché per esempio l'SDK a Microsoft è scheduled dopo 4 mesi, giusto? Mentre avendo bisogno di un'ampia visione, le librerie praticamente processing riescono ad arrivare fino a 8 mesi. Quindi le tecnologie utilizzate principalmente sono state il processing e Pure Data. Principalmente il progetto qual è stato? È stato quello, il concetto è stato quello di reinventare un po' gli spazi del museo di Terni, ricreando penso un gioco interattivo sia per quanto riguardava effetti audio, per quanto riguardava invece computer grafica. Cosa è stato creato? Praticamente all'interno di questa sala del museo è stato fatto un sistema per cui sono stati principalmente attaccati in aria due Kinect che mappavano tutto lo spazio, e tutti quanti i quadri della sala sono stati trasformati in degli strumenti musicali, ognuno riferito a uno strumento dell'orchestra per ricercare a sé i bassi. E principalmente abbiamo ricreato questo gioco interattivo in cui tutti quanti gli spettatori, tutti quanti gli osservatori un po', giravano all'interno della sala e riuscivano ad attivare tutti quanti gli strumenti e aggetti la dinamica e alcuni effetti attraverso la posizione all'interno dello spazio. Tutto questo appunto con sviluppato in open source, in quanto abbiamo qui utilizzato il Microsoft Kinect, anche se ci sta una versione non Microsoft della stessa tecnologia che il Frame Sensor. Adesso stiamo cercando di capire come acquistarla, perché non è semplicissimo da quanto si è capito. Però questa elaborazione è stata fatta in processing, computer grafica fatta in processing, tutta su Linux, e anche tutta quanta la gestione e il controllo dell'auto è stato fatto su Pure Data. Quindi praticamente con tutto il software a costo zero. Inizialmente il sistema, appunto, abbiamo creato delle regioni di interesse all'interno delle quali lo spettatore quando entrava dentro avevamo diversi parametri come, come appunto la densità di quell'area, la velocità, il posizionamento all'interno di quell'area. Non so se poi fa qualcun altro. Indietro. Quindi principalmente lo sviluppo prevede appunto questo riferimento dell'eroe, la lettura della deathmap, quindi tutta della mappatura della dimensione dello spazio, e la conversione in tutte le informazioni che ci servivano per la versione audio. E questo permetteva quindi di creare un'orchestra che veniva comandata interattivamente dagli spettatori che erano all'interno del museo. È un progetto che stiamo cercando di portare avanti, che stiamo cercando anche di ampliare con l'IRCAM di Parigi, per cercare di fare, di esportarlo proprio per farlo diventare una cosa abbastanza più complessa, andando anche ad aumentare l'interazione attraverso anche il riconoscimento gestuale, cercando però di mantenere sempre una versione open source, che comunque mi sembra anche abbastanza interessante in questo ambito di ricerca.